with Nesta Italia. So I will leave the floor now to Claudio Calvaresi, which will moderate the next session, che abbiamo pensato di svolgere in italiano, perché la maggior parte degli speaker in questa, anzi tutti gli speaker in questa sessione sono italiani, e quindi abbiamo pensato di concludere, e l'audience è in prevalenza italiana, quindi abbiamo pensato di concludere in italiano, e per gli speaker stranieri una nostra collega farà la traduzione simultanea, quindi vi accoglierà e tradurrà simultaneamente. Allora lascio la parola a Claudio Calvaresi, che è senior consultant ad Avanzi e modererà l'ultima sessione della giornata prima dei final remarks. Grazie, grazie a voi dell'invito. Iniziamo dunque questa sessione finale di oggi pomeriggio e chiedo di raggiungermi i partecipanti a questa sessione finale, che sono Carolina Pacchi. Carolina è professore associato al Politecnico di Milano, si occupa di temi di politiche urbane. Renato Galliano, che è ampiamente noto, dunque non lo ripresento, e Cosimo Palazzo del Comune di Milano, che dirige l'area emergenze sociali nell'ambito del Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Milano. Io farò solo una breve introduzione prima di lasciare la parola ai partecipanti a questa sessione finale, ricordando essenzialmente alcune questioni che mi sembrano emerse dalle discussioni che ci sono state in apertura oggi pomeriggio, e che focalizzano anche sulle due domande principali a cui abbiamo chiesto nell'interlocuzione che abbiamo avuto in preparazione di questa sessione con i nostri, come dire, con i nostri discussanti. La cosa che mi sembra, tra le tante cose che ho ascoltato prima, che mi pare interessante trattenere per aprire questa sessione, le cose che mi pare su cui focalizzerei l'attenzione, proponendo un po' anche ovviamente la discussione con i nostri partecipanti, sono le seguenti. Mi sembra di capire anche dalle cose che sono state dette prima, ovviamente, che il tema in particolare di Open Care è una riflessione attorno al tema della intelligenza collettiva come dispositivo, come dire, fattore di costruzione e di promozione dell'innovazione sociale. Da questo punto di vista mi sembra che sia uno dei temi che, almeno per io sono, mi occupo di città, tendenzialmente sono un urbanista di formazione, è anche un tema che abbiamo frequentato in molti negli anni scorsi, anche relativamente a molte discussioni attorno alla che cos'è la pianificazione, come dovrebbero operare le politiche urbane, attorno ad una, diciamo, ponendoci alcune questioni, che sono le questioni di come favorire effettivamente politiche urbane e pianificazione urbanistica, politiche per le città che davvero siano in grado di intercettare l'intelligenza sociale, non l'intelligenza collettiva. Ricordo, c'erano anche alcuni autori di riferimento quando studiavamo, no? Penso alle cose che ad esempio uno come Charles Lindblom descriveva come l'importanza nella costruzione anche di forme di, all'epoca si diceva, pianificazione strategica, quello di transitare da modelli che Lindblom definiva di analytical problem solving verso modelli di interactive problem solving, cioè di trattamento dei problemi pubblici anche nelle città o nei modelli di decisione pubblica, non attraverso investimenti rilevanti nella capacità di analisi razionale dei problemi, ma piuttosto verso la capacità di investire nell'interazione sociale per il trattamento dei problemi pubblici. Cito solo questo perché per diversi di noi che si sono occupati di questi temi è sempre stato un autore di riferimento. A me sembra oggi di ritrovarlo nelle discussioni che ci sono state oggi pomeriggio, in tutto il dibattito ovviamente attorno alla social innovation e all'intelligenza sociale, in cui forse, e qui mi sembra anche molto interessante le cose che ad esempio Alberto Cottica diceva prima circa la rilevanza, certo, della digital social innovation come precondizione, ma in cui invece l'aspetto, se ho capito bene quello che lui voleva intendere, anche l'aspetto cruciale dell'apertura dei processi di ascolto e dei processi decisionali sulla città. E questo cambia completamente anche
l'orizzonte degli attori, no? Lui diceva non rovescia completamente l'idea di avere degli stakeholder, perché gli stakeholder sono quelli che hanno le poste in gioco e che in qualche misura le detengono a priori rispetto ai processi di sviluppo e di trasformazione della città, e invece solleva, rovescia appunto questo approccio e sollecita l'emergere di attori nuovi, che nell'apertura Renato Galliano, credo, no, nelle sue prime slide, poneva come i new players, i nuovi attori dell'agenda urbana, delle politiche urbane, perché sono coloro i quali rappresentano davvero gli attori rilevanti, che dentro dei processi realmente aperti sono quelli che possono portare delle risorse rilevanti nel trattamento dei problemi pubblici, che non sono necessariamente o probabilmente quasi mai quelli che sono gli attori rappresentativi, considerati come rappresentativi nelle politiche pubbliche. Allora, per chiudere nella mia introduzione e aprire la discussione con i nostri interlocutori, mi sembra che da questo punto di vista nascano esattamente due questioni. La prima è relativa alla città come piattaforma abilitante, no? Come piattaforma dove costruire relazioni più fitte di apertura con i nuovi attori delle politiche urbane, no? Che anche nell'ultimo intervento che abbiamo appena ascoltato, i co-creators, no? E oggi siamo anche abituati a definirli con nomi nuovi come i city maker, cioè coloro i quali si prendono davvero sulle spalle la responsabilità di produrre nuove forme di azione nella città e di diventarne responsabili, come avanzi qualche anno fa abbiamo fatto, un paio d'anni fa, una ricerca interessante che si chiama Segnali di Futuro, che aveva a che fare con la identificazione nell'area milanese di forme di innovazione dal basso, di intelligenza collettiva per il trattamento dei problemi pubblici. E da questo punto di vista credo che le politiche urbane però nel nostro paese risentano ancora abbiano bisogno di una forte capacità di innovazione da questo punto di vista, perché siamo ancora alle prese con dei dispositivi piuttosto arcaici, penso ai bandi per esempio che finanziano progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana che puntano ancora prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche prima ancora che di servizio, piuttosto che di abilitazione di nuovi attori. E dunque su questo mi piacerebbe anche provare a ragionare magari con i nostri interlocutori, e se abbiamo un po' di tempo anche nella discussione, nel dibattito che potremo fare successivamente. E il secondo tema che sollevano è ovviamente il ruolo e le funzioni della pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, in questo nuovo scenario. Sono anche gli enti locali dei soggetti, la pubblica amministrazione, possono rappresentare delle piattaforme abilitanti in questo tipo di percorso? Che tipo di risorse e di approcci possono mettere in campo? Credo che da questo punto di vista ascolteremo alcuni progetti interessanti che lo stesso Comune di Milano ci può rappresentare qui stasera, e però penso che tutto ciò abbia a che fare non solo con un cambiamento di approccio, di visione e di capacità anche strategica delle amministrazioni pubbliche, ma anche che abbia a che fare con i quadri di regolazione e con gli stessi strumenti anche che un'amministrazione pubblica può detenere, forse anche in termini ad esempio, e tra l'altro mi pare curioso e rilevante questo fatto, anche ad esempio in termini di public procurement, no? Di come costruire gare e di incrocio con l'offerta sociale di politiche. E tra l'altro ricordo, e mi sembra interessante una delle cose forse più interessanti da questo punto di vista, che il tema del public procurement e dell'innovazione su questo fronte sia uno dei temi dell'agenda urbana europea, dei 12 temi dell'agenda urbana europea. Bene, allora lascerei per un tempo, che a questo punto vi chiederei di stare nei 10 minuti per poter chiudere con i tempi, dando per prima la parola a Carolina, che ha un intervento in particolare sul tema del civic crowdfunding e come anche dispositivo, mi pare, per sostenere processi di micro rigenerazione urbana. Grazie. Grazie Claudio, grazie molto per l'invito. Io mi scuso in anticipo perché appena finito di parlare dovrò andare a un altro seminario organizzato al settore educazione del Comune di Milano, quindi siamo in concorrenza diretta. Allora, negli ultimi anni ho avuto l'opportunità di analizzare diverse esperienze di crowdfunding civico,
Lavorando in una rete europea stiamo anche cercando di costruire una rete permanente europea sia di practitioner, di amministrazioni locali, di piattaforme, di forme di cittadinanza attiva e di università che si occupano della diffusione del crowdfunding civico, anche cercando di capire in che modo forme di crowdfunding civico che vengono spesso costruite dal basso, dalle società locali, interagiscono con processi amministrativi. In particolare su questo ultimo ambito abbiamo avuto l'opportunità di studiare in parallelo con alcuni colleghi inglesi i due casi di Milano e di Londra. I due casi hanno diversi elementi in comune, nel senso che sia l'amministrazione comunale milanese che la Greater London Authority hanno deciso di supportare processi di crowdfunding civico contribuendo con una somma per far raggiungere a questi progetti diciamo l'ammontare complessivo. La tecnica scelta è stata diversa, nel senso che il percorso immaginato dal Comune di Milano, che si è svolto negli scorsi anni con 4 tornate successive, c'è stato un percorso di selezione prima di una piattaforma con cui lavorare e poi dopo una call aperta per progetti che volessero appunto cercare il supporto dell'amministrazione nei loro percorsi di crowdfunding civico. Nel caso del Comune di Milano l'amministrazione forniva le risorse aggiuntive fino a un 50% se il progetto era riuscito a raggiungere il 50% del proprio target. Quindi in questo modo l'amministrazione si assicurava che il progetto avesse un interesse, un appoggio, fosse effettivamente espressione di progettualità e di reti locali. Nel momento in cui sulla piattaforma online il progetto raggiungeva la metà, il Comune di Milano contribuiva con l'altra metà. Il Comune di Londra ha scelto una strategia diversa, ovvero il Comune di Londra finanzia una metà del progetto prima e poi dopo i promotori cercano il resto dei finanziamenti. Entrambi i meccanismi hanno delle ragioni. Nel secondo caso ovviamente il fatto che un progetto sia appoggiato dal sindaco di Londra in termini di reputazione, diciamo di fiducia eccetera eccetera, in qualche modo garantisce anche per i successivi finanziatori. Allora, al di là delle tecnicalità del meccanismo del crowdfunding, quello che è interessante in quello che noi siamo andati a guardare sono a mio parere tre elementi. Uno ha a che vedere con il tipo di progetti che vengono finanziati. In generale i progetti di crowdfunding civico sono progetti che molto spesso hanno una dimensione spaziale, fisica, quindi di riqualificazione di spazi, che però hanno una fortissima dimensione anche di costruzione di comunità, quindi sono degli spazi, ad esempio degli orti urbani, delle piazze, eccetera, in cui però il tema forte non è tanto solo la riqualificazione fisica dello spazio, ma è la riqualificazione fisica come opportunità di costruzione di comunità e di costruzione di spazio pubblico. Questo è vero in entrambi i casi. A Londra c'è un caso molto famoso, molto bello, il Peckham Coal Line, che era una vecchia ferrovia industriale appunto per il trasporto del carbone, abbandonata, sulla quale appunto c'è una fortissima progettualità locale. Adesso peraltro, dopo questo bellissimo progetto di crowdfunding, pare che ci sia un grosso investitore, quindi probabilmente sparirà tutto il progetto dal basso. Allora, un primo elemento è questo: la relazione forte che c'è tra la riqualificazione degli spazi e la costruzione di opportunità per le comunità locali. Questo è molto visibile e molto vero in entrambi i casi. Questo è vero anche in progetti di crowdfunding civico che non hanno una sponda amministrativa, no? Che sono interamente costruiti dalle comunità locali. Gli altri due elementi che volevo sottolineare, ho usato un pochino le domande che ci proponeva Claudio per rileggere questi casi che noi abbiamo analizzato. Allora, la prima questione è quella della relazione con la città come piattaforma abilitante. È interessante, ma è anche ambigua questa relazione, nel senso che se noi identifichiamo alcuni elementi che fanno sì che la città possa diventare una piattaforma abilitante, io vedo innanzitutto una dimensione di densità, una dimensione di prossimità e una dimensione di diversità, tre temi che caratterizzano fortemente, diciamo, la dimensione urbana e che in qualche modo entrano in interazione con quest'idea di abilitare. Allora, se guardiamo in particolare ai progetti del crowdfunding milanese, molti degli attori che li hanno proposti erano in realtà attori che avevano già un fortissimo radicamento all'interno di reti, di comunità, spesso locali, di quartiere, ma anche a volte di scala urbana. In questi casi l'interazione con la piattaforma digitale, quindi con la creazione di sistemi
di relazioni, diciamo di reti di un'altra scala e anche però in qualche misura meno forti, meno come dire, legate anche a rapporti quotidiani, a rapporti faccia a faccia, eccetera, è stata tutt'altro che facile. Quindi quelle stesse caratteristiche che rendono i contesti urbani così ricchi dal punto di vista delle possibilità di costruzione di relazioni, in questo caso sono stati anche problematici, perché banalmente le persone dicevano ai promotori: ma non te li posso dare i soldi in mano così, perché adesso devo fare un versamento online, io non ho la carta di credito, eccetera eccetera. Oppure perché alcuni dei finanziatori erano dei finanziatori molto significativi che dicevano: ma io non voglio darti 100 euro online, vorrei poter partecipare al progetto in modo molto più significativo. Allora, questa relazione tra sistemi di relazioni forti, di relazioni radicate, e la costruzione di una nuova rete, naturalmente di relazioni possibilmente più significative, perché diverse, che parlano a mondi differenti da quelli che sostengono questi attori, ma che sono relazioni anche più leggere, mediate dal digitale, non è, diciamo, deve essere oggetto di un processo di apprendimento, e questo naturalmente ci parla anche del tempo che è necessario. In questo senso ovviamente la relazione tra le attività offline e online è molto delicata, è molto interessante ma molto delicata, perché non deve esserci una situazione in cui, diciamo, le due devono essere capaci di rafforzarsi reciprocamente, non cercare di usare una per sostituire le mancanze dell'altra. Il secondo aspetto è quello della relazione con l'amministrazione. E anche questo è molto interessante. Sia nel caso di Milano che nel caso di Londra, uno degli elementi di interesse è stata la capacità delle due amministrazioni di in qualche modo fare un passo indietro, cioè offrire lo strumento del crowdfunding civico, quindi offrire la relazione privilegiata con la piattaforma, eccetera, eccetera, e il cofinanziamento, però modulando in un senso proprio classico del disegno degli strumenti di governo, modulando la propria presenza, in qualche modo facendo un passo indietro per lasciare il protagonismo alle reti civiche, ai rappresentanti delle comunità locali, eccetera, eccetera. Anche questo non necessariamente è andato sempre liscio, nel senso che molti si aspettavano, lavorando con un'amministrazione, di avere magari delle noie burocratiche, dei vincoli, eccetera, ma anche una forte guida, cosa che invece in questo caso esplicitamente non c'era. Quindi anche questa dimensione è una dimensione molto interessante, in cui io credo che ci sia una forte dimensione di apprendimento da entrambe le parti: che cosa ci si aspetta e che cosa vuol dire lavorare insieme in un modo diverso dalle modalità tradizionali, il bando, la concessione, il contracting audio servizio, eccetera eccetera. Chiudo. L'impressione che abbiamo avuto lavorando su questo, adesso io ho usato i casi di Milano e di Londra, ma abbiamo analizzato anche dei casi molto interessanti in Olanda, in Belgio e in altri contesti. C'è una questione molto importante di apprendimento, quindi non si può dare per scontato che quello che funziona e che in qualche modo conosce una sua efficacia, una sua articolazione attraverso reti tradizionali online, abbia la capacità di usare al meglio la dimensione digitale da subito. C'è quindi un problema di tempo molto spesso, perché i tempi dei processi sono molto veloci e invece spesso c'è una forte necessità di tempo per l'apprendimento, e poi c'è una dimensione naturalmente di regolazione che ha a che vedere col sistema, diciamo, di regole più o meno spesso o lineare che presiede a questi processi. Grazie. Grazie. Grazie, da lei la parola a Renato Galliano. Che ha il titolo del suo intervento, che... ma lasciamo stare il titolo. Ok, perché mi sembrava inspiring. No, vuoi che lo reciti o no? Milan and its crowdsourced policy making. Ho detto, caspita, qua ne vedremo delle belle. Renato. Sì, ma allora io vorrei anche interagire con Carolina, mi dispiace molto che debba andare via. Ma troveremo sicuramente altre occasioni. E questo crowdsourced events, oppure il ruolo che ha giocato l'amministrazione. Intanto volevo dire, e riprendo anche le tue due domande, nel senso: che ruolo ha l'amministrazione e la città come piattaforma? Che ruolo ha? Carolina ci diceva: l'amministrazione ha avuto il coraggio di fare un passo indietro. Io forse direi che ha avuto il coraggio di fare un passo avanti, nel senso che ha rotto un meccanismo che è quello top down, quello di dire l'amministrazione decide
e i cittadini accolgono, prendono, si adattano e fanno. Questa cosa avviene, secondo me, su due livelli completamente diversi, che è un po' quello che abbiamo tentato di fare a partire dalla strategia Smart City per la città. Abbiamo individuato delle linee guida, cioè abbiamo individuato un framework che alla fine di un percorso di partecipazione e quindi di coinvolgimento di tutti gli attori dà a tutti un framework che dice l'amministrazione vuole andare in questa direzione e i soggetti, sapendo qual è la direzione verso cui l'amministrazione vuole andare, adattano anche i propri comportamenti, nel senso di progetti, di investimenti, di risorse, di pensiero, di innovazione e così via. Questo è, secondo me, il vero ruolo dell'amministrazione. Non è tanto quello di fare il progetto o di fare i progetti, è quello di costruire un quadro di senso che sia stato condiviso, tant'è che tutte queste cose sono state precedute da processi di coinvolgimento, di discussione fisiche in incontri, ma anche pubblicando dei documenti su internet dove chiunque poteva emendarli, scriverli, eccetera, eccetera. E quindi un primo pezzo è questo. L'altro pezzo è il progetto che dà corpo a questa strategia. Allora, è qui che l'amministrazione forse deve dire, dopo che io ti ho dato un quadro complessivo e di riferimento, tu cittadino, tu impresa, tu associazione, eccetera, come ti muovi e come vuoi andare avanti su questo punto di vista? Chiedo scusa. E in questo caso, forse ha ragione Carolina, abbiamo fatto un passo indietro, nel senso che non abbiamo voluto realizzare direttamente noi i progetti, abbiamo sperimentato e fatto progetti in partnership pubblico-privata, dove l'amministrazione metteva del suo, ma chiedeva anche ai privati che cosa mettere e che cosa volevano mettere per raggiungere l'obiettivo condiviso, e di qui si va dalla rigenerazione di spazi urbani come al pezzi di grandi fabbriche, e mi riferisco all'Ansaldo, ma lo stesso locale, lo stesso edificio in cui siamo oggi è nato in questo modo, nel senso che l'amministrazione ha detto voglio avere un centro che si occupi di fabbricazione digitale, che sia molto aperto verso il mondo dell'educazione e della scuola, che sia aperto verso altri soggetti, che sia integrato con il quartiere, eccetera, eccetera, e ha valutato un progetto che ha risposto ad un bando. Ci ha messo un po' di soldi, gli altri li ha messi il privato e gli ha dato un periodo lungo anche per rientrare dall'investimento. Così il crowdfunding, il progetto, perché abbiamo fatto la scelta di coinvestire nel momento in cui il progetto era stato in grado di recuperare, di raccogliere dal mercato, tra virgolette, almeno il 50% del finanziamento? Perché questo è una sostanziale garanzia di raggiungimento del risultato, perché coinvolge ex ante la comunità di riferimento, punto uno. Punto due, è forse anche un fattore di democratizzazione della scelta del progetto su cui investire, perché questa cosa poteva essere, la scelta del progetto poteva essere fatta da una commissione variamente costituita che riceve il progetto e dice questo mi piace, questo non mi piace, questo lo finanzio, questo non lo finanzio. Ma se io finanzio solo quelli che hanno raggiunto il 50%, significa che altri hanno fatto questa scelta a monte. Quindi è un fattore anche di democratizzazione delle scelte. Secondo punto, la città come piattaforma. Io sono molto convinto che rispetto al ruolo che dicevo prima che la pubblica amministrazione deve svolgere,
l'utilizzo, e anche qui in senso tra virgolette, l'utilizzo della città o la messa a disposizione della città da parte agli attori sociali ed economici sia di nuovo il vero ruolo dell'amministrazione. Tutte le attività anche di eventi o aggregative che il Comune di Milano ha avviato nell'ultimo mandato, nel precedente mandato e in questo mandato, si basano su questo concetto del crowdsource. L'esempio che faccio è questo: ad inizio di quest'anno, fine dello scorso, non ricordo più, abbiamo messo fuori un calendario che si chiama Yes Milano e abbiamo detto: in gennaio ci sono queste iniziative, in febbraio ci sono queste altre, e per cui e così via per tutti i mesi. Si parla della Fashion Week, si parla della settimana del design, si parla della Fall Design Week, si parla di Book City, si parla della settimana della musica, si parla di... dove il comune dice: io sono interessato ad organizzare queste cose, chiamo a raccolta tutti quanti perché organizzino degli eventi e facciano delle iniziative legato a questo tema. Questo ha cambiato radicalmente la relazione dell'amministrazione con i soggetti, perché i soggetti che stavano pensando di organizzare dei loro eventi, delle loro iniziative, hanno detto: vabbè, però se a febbraio si fa questo, io che lo pensavo di fare ad aprile, forse lo anticipo, o viceversa, e si sono costruiti dei momenti aggregativi, dei momenti culturali, dei momenti sociali che hanno visto la partecipazione di migliaia, migliaia di persone, centinaia di soggetti che hanno organizzato degli eventi. È per questo che dico la città è una piattaforma, perché io ti metto a disposizione degli spazi pubblici per fare questo, che si integrano naturalmente con gli spazi privati. Mi piacerebbe molto un secondo passaggio che stiamo studiando, che non è così facilissimo, ci sono ancora delle cose, perché non è che poi tutto va benissimo e forse vale anche la pena di raccontarsi quali sono le criticità di interventi di questo tipo. Ma a me piacerebbe molto avere in città delle isole di sperimentazione dell'innovazione, cioè il quartiere di Porta Romana, che vede l'aggregazione di un progetto importante di Smart City, che è un lighthouse che interviene sull'energetico, sulla mobilità, sulla raccolta dei dati e così via, concentrato nel quadrante sud-est. Il progetto Open Agri, che lavora sulla dicotomia città-campagna, su tutto l'agri-food e così via. Allora, questo sta diventando un luogo di sperimentazione anche di nuove tecnologie, non solo del comune, soprattutto dei soggetti privati, dove i nostri partner realizzano delle cose. Perché allora non individuare dei luoghi, delle isole, città dove tu faciliti il compito, la sperimentazione di innovazione da parte dei privati, e metto a disposizione una piazza, un quartiere per quelli che vogliono far vedere come funzionano le panchine intelligenti, piuttosto che la luce di un certo tipo, piuttosto che l'organizzazione di un altro evento e così via. Questo è secondo me il concetto della città as platform. Grazie. Le cose che appunto ci ha appena detto Renato mi sembrano molto chiare dal punto di vista anche del ruolo in effetti dell'amministrazione, questo movimento, diciamo, di messa a disposizione, di fare un passo in avanti, no? Quindi di mettere a disposizione risorse, spazi, a volte contenitori, a volte spazi urbani, attorno ai quali si stanno costruendo anche diverse opzioni e iniziative di policy. Faceva riferimento all'ambito Porta Romana, Porto di Mare, Corvetto, eccetera. Questo mi sembra appunto possa rappresentare davvero, essere considerato un passo in avanti da parte delle amministrazioni,
e anche però dell'amministrazione comunale in questo caso, e anche però mi sembra significativo il fatto del passo indietro, no? Come anche già un po' Carolina ricordava, cioè del fatto del lasciare spazio, no? Permettere anche attività di, insomma, di dare spazio alla, diciamo, all'innovazione e all'intelligenza sociale, non semplicemente ritirandosi ma fornendo strumenti, dispositivi, spazi fisici in questo caso. Cosimo Palazzo, in particolare credo che ci presenti alcune riflessioni a partire da un progetto nell'ambito dei servizi sociali che si chiama WeMe e che rappresenta, no, da quello che capisco anche quello che dice, che mi ha raccontato Cosimo, una piattaforma e una, come dire, una cornice, un framework, diceva anche prima Renato, rispetto alla possibilità di innovazione in questo campo. Prego. Sì, intanto voglio ringraziare sinceramente Renato Galliano per l'invito e per questa giornata che per noi è straordinaria, anche perché io sono, rappresento da questo punto di vista le politiche sociali, quindi le politiche di welfare più tradizionalmente intese, quindi può apparire un po' eccentrica talvolta la nostra partecipazione a eventi come questi. Questo lo segnalo perché non riesco evidentemente a presentare l'intero progetto, però alcune riflessioni sì, partendo dalla prima, che è la domanda che ci siamo posti alcuni anni fa quando abbiamo cominciato a ragionare di questo tema, che forse a voi può apparire scontata e banale, ma per chi si occupa di servizi sociali invece è in certa misura rivoluzionaria, lo stesso porsi la domanda, intendo dire, e cioè a quale città i servizi sociali debbano rivolgersi, perché già questo tema, come dire, condiziona completamente la nostra postura e il nostro ruolo all'interno di una discussione come quella di oggi. E alcuni anni fa noi ci siamo posti questa domanda, e allora la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di cercare di capire che città avessimo davanti, e la città che cominciavamo a vedere nel 2011, che oggi è ancora più chiara, diciamo così, era una città che aveva alcune caratteristiche che ci avevano stupito. Intanto una ampiamente nota di un invecchiamento progressivo della popolazione, ma dall'altro lato un dato che a me personalmente colpì molto, e cioè quello di una città nella quale più della metà delle persone residenti o quantomeno iscritte all'anagrafe risultava composta da, o le famiglie risultavano composte da una persona sola. Una città quindi fatta di persone anziane, questo era lo scenario di allora, oggi sappiamo che una inversione di tendenza si sta producendo, anche se questo è un tema ineliminabile per fortuna, vorrei dire. Una città sempre più anziana, una città nella quale le famiglie sono composte da una, massimo due persone, se si prendono i gruppi familiari composti da una persona e da due persone raggiungiamo il 75% della popolazione, e una città nella quale si fanno pochi figli, una città nella quale l'occupazione femminile è, come dire, supera ampiamente non solo la media nazionale ma la media europea. Ora, se prendiamo insieme tutti questi dati, ne viene fuori, consentitemi la semplificazione, una città composta da persone che hanno dei bisogni e delle questioni che forse non sono più le questioni che i servizi sociali tradizionali erano abituati ad affrontare. E allora, se si comincia a rispondere a questa domanda, si fa questa fotografia e si dice che le politiche sociali debbono occuparsi di tutta la città e non soltanto di coloro i quali si rivolgono tradizionalmente ai servizi sociali, che sono essenzialmente persone che hanno una caratteristica in comune, che è quella di avere un livello reddituale basso. Ecco, se cominciamo a rispondere a questa domanda così e ci diciamo che anche gli altri meritano, tra virgolette, l'attenzione delle politiche di welfare, ecco che ci rendiamo conto che noi come politiche sociali non siamo più sufficienti. Forse non eravamo neanche prima in relazione alle risposte da dare alle persone in condizioni di particolare svantaggio, ma certo affrontare questa platea impone risorse nuove, strumenti nuovi, e una considerazione che ho sentito ripetere anche dagli altri relatori è che il ruolo della pubblica amministrazione non può essere più inteso come quello di chi trova, identifica il bisogno e trova le soluzioni e mette le risorse per le soluzioni. Allora, partendo da questa riflessione, abbiamo provato a capire quale potesse essere lo strumento attraverso il quale offrire un contesto di riferimento più utile, più puntuale, e da qui la nascita del progetto WeMe. Siamo partiti da una serie di servizi già esistenti, che sono i servizi domiciliari, i servizi che vengono fatti appunto al domicilio delle persone, perché ci sembravano i servizi che potessero maggiormente rispondere
ai temi nuovi che oggi ci vengono posti, gli aiuti familiari, l'assistenza familiare, ad esempio, per dirne una, le badanti, le babysitter, insomma i caregiver, che oggi nei fatti sono rappresentati in buona parte dagli stessi cittadini. E allora abbiamo provato a mettere insieme, qui do soltanto proprio qualche elemento, abbiamo provato a costituire una piattaforma digitale che oggi voi trovate online, che racchiude, diciamo, mette insieme nei fatti tutti gli erogatori della città che si occupano di servizi al domicilio, erogatori che sono stati selezionati dall'amministrazione comunale, in cui c'è un mix, diciamo, di vecchia di tradizione di appunto di ricerca di servizi sul mercato da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi soggetti accreditati, però come dire, chiedendo a questi soggetti di non occuparsi più e soltanto della fascia di popolazione più povera e quindi a fronte del pagamento del servizio da parte dell'amministrazione, ma provare a cominciare a proporsi all'intera popolazione. Ora, questa semplice, può apparire molto semplice, come dire, questione, ha provocato e provoca una serie di, come dire, vicende a cascata, perché è evidente che tutti i soggetti del mercato debbono cominciare a ragionare sul loro modello di business e quindi sulla loro capacità di raggiungere le famiglie milanesi. Quindi da questo punto di vista la piattaforma di per sé produce una necessità di cambiamento da parte delle imprese sociali che in questa città si occupano di questo tema. Un conto è rispondere all'assistente sociale del comune che attraverso un foglio e uno strumento informatico ordina un servizio per una persona, un servizio che verrà erogato tra un mese. Un conto è rispondere a un cittadino che ti sta ponendo una domanda, che paga e che quindi chiede una serie di requisiti. Ora, questo primo elemento ha fatto sì che, appunto, lo sentivo dire da qualcuno poc'anzi, ha messo in crisi evidentemente il mondo che tradizionalmente si occupa dei temi dei servizi sociali e in certa misura ha selezionato e seleziona tra coloro i quali da tempo si occupano di servizi sociali e ha fatto avvicinare soggetti che fino a ieri non riteneva la relazione con l'amministrazione comunale, ad esempio, vantaggiosa. E questo è un altro elemento molto interessante, perché attraverso la piattaforma noi produciamo un valore che è diverso a seconda del tipo di interlocutore che si avvicina alla piattaforma. E può essere un valore per il cittadino, ovviamente, che ne valuta i propri vantaggi, ma lo può essere anche per l'impresa sociale. Vado rapidamente concludendo, però dicendo questo, che la piattaforma digitale oggi rappresenta nei fatti una sorta di luogo simbolico, cioè non rappresenta neppure il luogo dell'erogazione del servizio, perché ovviamente non è lì che viene erogato il servizio, ma è il luogo attraverso il quale riescono ad accadere alcune cose. Faccio un paio di esempi rapidamente. Intanto noi a fianco alla piattaforma digitale abbiamo costituito un sistema di piattaforme territoriali, proprio perché come dire, il tema della relazione nelle politiche di welfare è un tema rilevantissimo, e siamo partiti nell'ipotesi progettuale con due piattaforme territoriali che l'amministrazione ha finanziato attraverso il progetto di Fondazione Carpio. La settimana prossima noi inauguriamo altri 4 spazi, nel frattempo ne abbiamo inaugurato un settimo e un terzo, e altri 2 sono in addirittura d'arrivo entro la fine di dicembre. Tutti questi spazi sono autofinanziati, noi non abbiamo, come dire, messo una lira, un euro su questi spazi, abbiamo però in qualche modo condiviso le regole del gioco per chi sta sulla piattaforma digitale e le regole di chi decide di aprire una piattaforma, identificando da questo punto di vista una sorta di nuovo marchio, di un sistema di identità visivo nel quale ci si può riconoscere sia se si è erogatori sia se si è come dire, fruitori del servizio. Ecco, da questo punto di vista, e vado a chiudere davvero, noi non ci poniamo il tema di quale debba essere il nostro ruolo rispetto a questa tipologia di progetto, questa tipologia di servizio, ma, o meglio, non ci immaginiamo di essere noi quello che fanno le cose, diciamo così, ma quello che stiamo cercando di fare, che abbiamo già in parte fatto, è stato quello di creare le condizioni perché si verificassero alcuni luoghi fisici e digitali dove potessero accadere connessioni, interconnessioni tra persone, tra enti e con la pubblica amministrazione. Grazie, siamo
come al solito stretti con i tempi, come spesso succede, però abbiamo spazio per due domande, se ci sono, prima di andare verso le conclusioni. Mi sembra che anche l'ultimo contributo di Cosimo sia stato molto denso da questo punto di vista, anche di nuovo, no, dell'esempio di una piattaforma possibile da parte dell'amministrazione comunale verso l'innovazione urbana sul tema dei servizi. Prego. Buonasera, sono Francesco. Io volevo fare un paio di domande al primo relatore. Allora, intanto siccome non conosco bene il progetto, per cui magari faccio una domanda retorica, può risultare anche sciocca, però volevo capire come si sono mosse, se si sono mosse le rappresentanze del terzo settore classico, cioè il tipo di associazioni di categoria, tipo disabili, anziani o altre categorie, diciamo, di cittadini di fasce deboli, come hanno risposto a questo tipo di messaggio, questo tipo di iniziativa. E poi volevo capire se è previsto una partnership con altre istituzioni, tipo le municipalizzate, per esempio, per partecipare a questi progetti. Alludo per esempio al fatto della mobilità, che a Milano è ancora un problema grosso grosso. Grazie. La prima domanda, come hanno risposto, e io chiedo scusa se faccio una semplificazione tagliando un po' con l'accetta per farmi capire, come ha risposto il terzo settore tradizionale? Male, per tanti motivi, perché non sono abituati, perché si portano dietro decenni di lavoro assolutamente meritorio, assolutamente ben fatto e così via, ma con modalità diverse. Era un po' quello che diceva Cosimo prima. Noi abbiamo cambiato anche i nostri interlocutori, perché invece di chiamare un soggetto a svolgere un servizio, il quale soggetto viene pagato dal comune, abbiamo cercato di mettere o di attivare un sistema per cui lo stesso soggetto che viene pagato non dal comune offre un servizio all'utente finale. Questo cambia. Nel caso del crowdfunding, i soggetti del terzo settore purtroppo sono stati svantaggiati da questo, perché hanno una enorme capacità di strutturare il progetto, di rispondere al bando e così via, hanno forse meno capacità di costruire la community di riferimento, che è poi la base che serve per fare il secondo passaggio. Così riesco a vederlo negli occhi, chiedo scusa perché avevamo una persona in mezzo. Seconda richiesta, che tipo di partnership o che tipo di accordi si possono fare con i soggetti associativi sostanzialmente? I soggetti associativi per noi sono molto importanti, perché sono coloro con cui ci si confronta nel momento in cui si sta sviluppando la strategia, e quindi tutto il processo di partecipazione, quello che ho detto banalmente di partecipazione, che è anche una fase di ascolto di tutti gli operatori e così via, è molto importante per noi, e di solito sono le associazioni che sono portatrici delle istanze dei loro associati, facendo sintesi. Per cui abbiamo lavorato con loro, abbiamo discusso molto con loro, e mi riferisco a Smart City, mi riferisco alla sharing economy, mi riferisco nell'ultimo che abbiamo fatto, quello sulla manifattura digitale in città. Ci siamo confrontati con tutti questi soggetti aggregati o aggregativi. Grazie. Anch'io una domanda per Galliano, ed è questa. Bellissima l'idea delle isole di sperimentazione. Sono tra l'altro al corrente di un progetto delle Nazioni Unite, del United Nations Development Program, che sta facendo piccole sperimentazioni in alcuni paesi non ovviamente occidentali. La domanda è: come gestite la parte regolamentazione? Perché quella roba lì a scala nazionale, la Cina l'ha fatta con Shenzhen, però ha montato
un quadro legislativo che era eccezionale rispetto a quello su cui loro insistevano. La Cina l'ha fatto su Shenzhen, noi non riusciamo a farlo neanche su un piccolo quartiere, e le motivazioni sono queste, nel senso che è un processo molto lungo. L'idea di organizzare o di mettere a disposizione delle isole di sperimentazione tocca diversi aspetti. Tocca i nostri colleghi che sono competenti sul tema specifico, per cui se vuole sperimentare una cosa sulla mobilità è necessario che i miei colleghi che si occupano di mobilità capiscano che cosa si può fare e che cosa non si può fare, e così per l'arredo pubblico e così per i servizi di altro tipo, eccetera. Tocca il problema dell'utilizzo dello spazio pubblico, che è fortemente regolamentato da normative nazionali, da regolamenti che i comuni si sono dati e così via, e cambiare la modalità con cui l'amministrazione mette a disposizione un pezzettino di città prevede un passaggio amministrativo non banale, perché non è una scelta della giunta, che già non è una cosa semplice, ma almeno è un piccolo gruppo, si discute, è un passaggio sul consiglio comunale e quindi un doppio passaggio. La modifica di un regolamento, qualunque esso sia, all'interno di un'amministrazione comunale è un processo molto lungo, molto complesso, che interseca posizioni di carattere politico e non solo di carattere tecnico, che può anche portare, la motivazione di carattere politico naturalmente, una visione diversa del processo di sviluppo della città e di crescita e così via. Interviene sull'ambito della COSAP e quindi direttamente sul bilancio del comune, perché se ti metto a disposizione per 6 mesi o per 2 settimane uno spazio pubblico per fare una sperimentazione, naturalmente o ti chiedo molto poco o non ti posso far pagare una COSAP, cioè un utilizzo del suolo pubblico a prezzi molto alti, altrimenti tolgo l'efficacia della sperimentazione. Cioè è un processo molto complesso e che tocca vari punti del comune. Una strada potrebbe essere quella di individuare attraverso un regolamento dei beni comuni e quindi un passaggio attraverso il consiglio comunale che individui che cos'è il bene comune e come l'amministrazione può mettere a disposizione della città e di tutti gli operatori questa parte di spazio della città considerato bene comune. Ci stiamo lavorando, non ci siamo ancora. Grazie a tutti.